Bentornati a una nuova puntata di Facciamo finta che insieme il ritorno di Giorgio Baglietti. Giorgio, come stai? Benissimo, quando sono qui con voi, meglio ancora. Fantastico. Fra l'altro, reduci anche da questo articolo inaspettato su Mistero Magazine che ci ha Molto visti, bello. hanno preso proprio una foto di una nostra intervista, hanno fatto un bellissimo articolo, ma tu eri anche di casa, no? Giorgio, Sì. racconta un po'. Mi ha fatto molto piacere perché ho ritrovato questo mensile molto bello dopo tanti anni. Collaboravo anni fa sia alla trasmissione televisiva, appunto Mistero di Italia 1, sia al giornale, al mensile Mistero. E quindi è stato un doppio piacere essere con Facciamo Finta Che e con Mistero. Quindi è veramente stato un doppio piacere. Per chi volesse lo trovate sul numero di questo mese, Sì, ecco, mi per... dico. in edicola. Va bene, proseguiamo subito. Un bentornato anche il buon vecchio Mesbel che ci dirige in regia e poi i nostri amici fedelissimi veterani, abbonati, sostenitori, fan della prima ora, ma anche ultimi arrivati e chi è inciampato in un consiglio per caso di un amico di YouTube stesso, andando a vedere quelli che sono i nostri contenuti. Vi invito fin da subito a recuperare le puntate precedenti in generale e anche quelle che abbiamo fatto insieme a Giorgio, anche perché hanno fatto molto discutere, quindi vogliamo anche ricapitolare gli argomenti che hai già trattato insieme a noi. Sì, beh, Rene Le Chateau, siamo partiti con Rene Le Chateau, questo grande mistero francese, appunto, che è stata la nostra prima puntata insieme, che mi ha fatto conoscere veramente tanto tramite il tuo canale. Poi abbiamo trattato dove avevamo parlato anche dei Cagò in quella puntata, no? Relativamente a una chiesa costruita dai Templari nella zona di Alais-les-Bains, vicino a Rene Le Chateau. Poi abbiamo trattato appunto l'argomento dei Catari, i Catari, un discorso molto importante anche perché a breve, insomma, nell'autunno uscirà un mio libro proprio sui Catari ed è un argomento che sento veramente mio da tanti anni, perché i Catari sono sia Rene Le Chateau sia l'Italia, perché era questa religione del Medioevo che è stata distrutta dalla Chiesa di Roma proprio con una crociata e che ha cancellato chiamiamola questo popolo. Infatti avevamo usato il termine popolo perché effettivamente erano un popolo, seguivano delle regole precise, ad esempio non mangiavano carne e tutto ciò che era materiale lo rifiutavano, quindi non erano legati né al denaro né alla ricchezza, ma avevano una spiritualità molto profonda. E quindi questo è stato un argomento che mi ha colpito molto, come quello che tratteremo appunto oggi, che riguarda tre località in cui c'entra sia, se vogliamo, prende un po' tutto, prende sia il discorso di Rene Le Chateau, sia il discorso dei Catari, perché ci sono un sottile filo che lega il tutto. In attesa dei prossimi, perché ovviamente ce ne saranno altri. Entriamo allora subito nel vivo di questo argomento, perché effettivamente è un po' una chicca, un'esclusiva. Molti non sanno di quanti misteri ci sono veramente relativamente vicino a dove abitiamo, quindi per chi abita nella zona del nord Italia, sono proprio a due passi, no? Di che località Certo. parliamo? Guarda, non per darmi questo vanto, però è stata una mia piacevolissima scoperta, questa ad esempio di Altar di cui tratteremo, perché sono nato in un paese lì vicino e tenevo una conferenza a Genova su Rene Le Chateau e mi si avvicina un signore anziano e mi dice: "Ma lei parla di questo parroco francese miliardario, ma c'è stato un parroco in Liguria altrettanto ricco, no? E altrettanto strano." E quando sento la località sono rimasto colpito perché Altare, appunto, provincia di Savona, è a 10 km da dove sono nato e dove vivevo un tempo. Oggi non abito più lì, però diciamo che fa parte della mia storia, della mia famiglia. E scopro veramente delle cose incredibili su questo paese, su cui, tra l'altro, vi anticipo anticipo assoluto che a breve ci sarà una trasmissione proprio su Altare che curerò io per il programma Freedom su Italia 1 con Roberto Giacobbo. Mi ha contattato personalmente Giacobbo chiedendomi appunto di realizzare questa, chiamiamola, sceneggiatura proprio in cui sarò presente anch'io di questa località che appunto di cui ovviamente non ne sapeva niente nessuno perché sono paesi del tutto anonimi, piccoli, piacevoli per altri motivi, ma non certamente per questi enigmi.
Ecco, e allora entriamo subito in argomento. Io ho un po' di foto, poi se tu vuoi me le chiami in questo Sì. racconto, io le mostrerò. Volentieri. Allora, iniziamo innanzitutto dalla località. Altare è un paese di circa 2.000 abitanti oggi nell'entroterra di Savona. In particolare, innanzitutto perché vicino, cioè proprio nel territorio del comune, c'è la bocchetta di Altare, c'è un cipo da cui nascono le Alpi e gli Appennini. Non è il colle di Cadibona, ma è la bocchetta di Altare. Basta andare appunto fuori paese, c'è questo cipo che a destra partono le Alpi Marittime, a sinistra gli Appennini. Quindi già questo è particolare. È un paese in cui il vetro è il protagonista assoluto. Si parla di vetro, si parla di vetro antico, perché appunto già nel 1200 i monaci leriniani che erano a Bergegi, che è un isolotto di fronte a Savona, convocano i templari affinché costruiscono dei laboratori del vetro proprio lì ad Altare. I templari realizzano questo e da lì nasce una sorta di mistero. Io tra l'altro ne ho trattato in un mio libro che ho intitolato Buio come il vetro, perché si raccontava di questo mistero legato al vetro, un vetro rosso, un vetro blu, che interessa, io l'ho messo nel mio romanzo, ma ci sono delle, ho trovato degli agganci, due rockstar famosi, uno è Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, e l'altro è Syd Barrett, il fondatore dei Pink Floyd. E entrambi avevano questa ricerca di questo vetro, perché anticamente si diceva che con questo vetro si potesse guardare Dio. Ovviamente penso che si potesse guardare il sole, ecco, il sole inteso come Dio. Però è un luogo molto particolare, questo mistero del vetro, in cui c'è anche una strana morte di un parroco chiamato nel 1800 a decifrare una pergamena in cui c'erano questi agganci, no, dedicati, che parlavano di questo patto tra i templari e questi monaci francesi di Lérins che erano a Bergegi, e muore suicida, uno strano suicidio buttandosi dalla finestra. Questa pergamena sparisce con lui. C'è poi un fatto altrettanto strano, che questo nucleo centrale da cui era nato il vetro ad Altare brucia in un incendio doloso nel 1964. È un po' come se qualcuno avesse voluto cancellare quel famoso patto tra i templari e i monaci leriniani. Mi domando il perché. Tant'è che questo mio romanzo l'ho intitolato Buio come il vetro. E in mezzo a questo grande enigma, a questo grande mistero, quindi il vetro, i templari, arriva un parroco che si chiama Giuseppe Bertolotti, nato nel 1842 a Cairo Montenotte, che è una località lì vicino. Come arriva ad Altare? La cosa strana è che lui non era ricco assolutamente, perché era figlio di una sarta e di un maniscalco. E aveva delle sorelle, tre sorelle a cui era molto legato, che andavano a messa senza calze. Siamo a luglio, fa un caldo notevole dappertutto, allora dire è normale. No, nell'Ottocento le donne andavano a messa con le calze, soprattutto scure, molto scure, anche a luglio, agosto, cioè quando c'era un caldo a 40 gradi all'ombra. Era sinonimo proprio di rispetto, come il velo in testa, no? Le donne un tempo non andavano a messa con i capelli sciolti. Ebbene, loro davano in un certo senso un po' di scandalo, perché andavano a messa, dicevano, come le sorelle del prete vanno a messa senza calze. Ma non è che non le volessero mai, perché non le avevano, perché costavano molto care le calze, appunto, per le donne, e loro non se lo potevano permettere, andavano appunto scalze, comunque in un abbigliamento piuttosto da cafone, ecco, passami questo termine. Ti fa capire la ricchezza di questo parco. Improvvisamente, dal 1875 le cose cambiano. Lui comincia a disporre di cifre enormi di denaro, veramente ricchissimo. Io, tra l'altro, ho accompagnato dei gruppi, grazie a Facciamo Finta Che, in questi luoghi, dove continuerò a portarli. Poi lascerà la mia mail chi mi vuole contattare per avere ulteriori informazioni. E tutti rimangono stupiti, perché vedono che cosa ha fatto questo parco. Se poi vuoi mostrare le foto, le ville che lui dà alle sorelle, e si vedono appunto una villa rosa, villa Agar, e poi un palazzotto di fronte alla chiesa. In attesa delle foto ti dico, lui era veramente diventato ricchissimo. Allora, questa è Villa Rosa, una villa bellissima in stile Liberty, che regala alla sorella appunto Rosalia. Oggi è il Museo del Vetro, bellissima struttura.
A fianco, nell'immagine dopo, vedrai un'altra villa molto grande che si chiama Villa Agar, dedicata all'altra sorella Enrichetta, che oggi è una casa di riposo. Ma puoi vedere la magnificenza di queste strutture, cioè ville veramente sontuose, in cui lui ha speso delle cifre folli. Poi c'è ancora un palazzotto di fronte alla chiesa, un palazzo, aspetta, un po' in su dovrebbe esserci, no, guarda, vai poi all'inizio, scusami, all'inizio delle, no, lì la chiesa, beh, tanto puoi far vedere anche quello, possiamo anche andare in ordine, puoi far vedere la chiesa, ecco, la chiesa dedicata a Sant'Eugenio, che lui ristruttura, fa, abbellisce, veramente la rende una chiesa magnifica, difatti la gente che ci va rimane a bocca aperta. Quello che colpisce, se vuoi mandare la foto sotto, è che lui commette come suo simbolo un drago, sia nelle ville che abbiamo visto, sia in chiesa. Questo è sul suo confessionale, vedi, un tempo c'erano molti sacerdoti, quindi lui era il parroco, e sul suo confessionale aveva questo simbolo del drago. Sui confessionali del viceparroco assolutamente no. Lui aveva questo simbolo del drago dappertutto. L'aveva in chiesa, l'immagine dopo la vedrai, l'aveva in Villa Agar, una di quelle ville delle sorelle, nell'immagine dopo lo stesso sulla nel vetro di una porta, il drago, e l'aveva anche sull'altro palazzotto che si vede dopo, quel palazzotto lì, ecco quello. Ecco, questo è un palazzotto che regala un'altra sorella, e su ogni finestra, magari ingrandendo, comunque fidatevi, è così, vedete queste grandi persiane, sopra c'è il simbolo del drago, c'è un bassorilievo che riguarda il drago. Pensa che di fronte a questo palazzotto c'è la chiesa, dato che c'è, ecco, vedere, ecco qui in alto c'è il carteggio Bertolotti, aspetta, scendi un po' in basso, ecco, sulla destra e sulla sinistra c'è il simbolo, e qui in mezzo si vede scritto GB, Giuseppe Bertolotti, e a fianco, purtroppo sei la foto sgranata, comunque a fianco c'è anche qua il drago, su ogni finestra, in ogni stanza quasi, praticamente lui sia in Villa Rosa che in Villa Agar era normale avere il drago sul soffitto, di modo che quando uno si alzava, si svegliava al mattino, la prima cosa che vedeva era il drago. Sai come le radiosveglie moderne che proiettano l'ora sul soffitto? Ebbene, lui ante litteram proiettava il suo drago. Perché questo drago come simbolo? Lui era un parroco a tutti gli effetti, non era assolutamente un pazzoide, ma aveva questo simbolo. Concludevo per il fatto di quel palazzotto che abbiamo visto, di fronte c'è la chiesa, ma tra il palazzotto e la chiesa, oggi tra l'altro questa piazza si chiama Piazza Bertolotti, ovviamente, c'era un edificio antico che era una prigione. Lui, pagando una cifra folle, la fa abbattere, perché così dal suo palazzo poteva vedere la chiesa. Sembra la stessa cosa che fa Benito Mussolini quando è il padrone d'Italia e fa fare Via dei Fori Imperiali per vedere il Colosseo e Via della Conciliazione per vedere San Pietro. C'erano delle case intorno sia al Colosseo che a San Pietro, lui le fa abbattere, radere al suolo affinché ci fosse queste immagini di poter vedere in lontananza questo. Fa la stessa cosa, la fa Bertolotti, fa buttare giù addirittura un edificio, pagandolo ovviamente, per poter vedere la chiesa. Il drago, secondo, innanzitutto non è un simbolo prettamente cristiano, anzi, così più demoniaco se vogliamo dirlo, ce ne parla Fedro, dicendo appunto che il drago, è stato il primo a parlarcene, che è il guardiano di luoghi magici o di tesori. E allora è qui che ti voglio. Bertolotti ha voluto ringraziare il suo simbolo che gli ha permesso appunto di ottenere questo fantomatico tesoro. Come abbiamo visto, tre ville, cioè due ville e un palazzo per le sorelle, disponeva di cifre da partire dal 1875 enormi. Lui è vero che era una persona molto in gamba e aveva ad esempio realizzato un giornale che si chiamava L'Avvisatore Ecclesiastico, che aveva tantissimi abbonati, però voglio dire, non è che con questo giornale, con gli introiti, potesse permettersi quello. Lui viveva come un signore rinascimentale, aveva una sua corte di servitori in una villa fuori paese, dove lui viveva appunto come un principe. Io ho avuto la fortuna, dopo che se ne era parlato appunto sia in TV che
che era andato da Giacobbe, poi da Mistero con Marco Berri e Daniele Bossari, e se n'era parlato appunto, e quindi era un po' diventato importante. Una signora, si vede che ha visto questo servizio, mi chiama, mi dice: senta, può venire a casa mia? Lei abitava a Diano Marino, sulla Riviera Ligure, e mi ha detto: io sono la nipote dell'uomo di fiducia di Bertolotti. Monsignor Bertolotti mandava ogni settimana mio nonno al porto di Savona dista una dozzina di chilometri d'altare, a comprare delle rate alimentari costosissime, caviale del Volga, rum della Martinica, sigari cubani e tanto, tanto olio. Perché? Perché lui amava un piatto particolare, il pollo all'olio, ossia prendeva una pentola, la faceva riempire d'olio e poi la faceva bollire e ci metteva dentro un pollo intero, come si fa nell'acqua, no? Però invece di bollire nell'acqua, bolliva nell'olio. Finita questa operazione, buttava via l'olio. Allora, nell'Ottocento, buttare delle pentole d'olio così era qualcosa di assurdo. Rompere la bottiglia d'olio portava male, ma portava male perché l'olio era carissimo. Stiamo tornando adesso con l'olio di semi, no? Che ormai ha triplicato il costo, ma non ha idea di quanto costasse nell'Ottocento una bottiglia d'olio, anche in Liguria, dove ci sono le olive e tutto, ma l'olio era molto caro. Mi ha raccontato questi piccoli aneddoti di vita quotidiana di un uomo che era veramente, viveva come un principe, come un miliardario, e lui lo era veramente. Credo che se fosse vivo oggi sarebbe miliardario in euro. Perché? Perché innanzitutto per i regali che faceva era molto generoso, innanzitutto fa costruire a sue spese delle scuole, un asilo ad Altare, un altro a Cairo Montenotte che è funzionante tutt'oggi, fa ristrutturare completamente la chiesa, fa fare questa piazza davanti alla chiesa e le ville, e poi era molto generoso ad alcune suore che gli chiedono un obolo. Lui prende carta e penna e gli intesta loro un palazzo in via Paleocca a Savona. Via Paleocca a Savona è come dire via Roma Torino, via Corso Vittorio a Milano, via Condotti, via del Corso a Roma, no? E sono le strade principali della città. Via Paleocca, appunto, era quasi metà sua, e un palazzo intero, così con gli affitti, potevano mantenersi. Addirittura a dei ragazzi, i boy scout del tempo, regala un palazzo intero in piazza Statuto a Torino. Insomma, tu sai benissimo quanto potesse valere un palazzo in piazza Statuto, quindi lui era veramente ricco. Se regalava un palazzo perché ne poteva possedere 100, molto molto ricco, e la sua origine della ricchezza è strana, è stranissima. Però abbiamo questo aspetto molto importante, per cui ad un certo punto si interessano di lui il Papa e il Re. Io ho i documenti, se vuoi che poi facciamo una pausa, te li faccio vedere, in cui Re Umberto di Savoia lo nomina prima cavaliere, poi commendatore e poi grande ufficiale dell'ordine mauriziano. Allora, attenzione, essere grande ufficiale dell'ordine mauriziano nell'Ottocento, perché Umberto morirà poi nell'anno 900, ucciso, no, a Monza, era qualcosa di enorme, e lui era l'unico parroco al mondo, sottolineo al mondo, ad avere questo titolo. Pensa Gianluca che Benito Mussolini negli anni 20-30, quando era il duce che comandava in Italia, faticherà per averlo da Vittorio Emanuele III. Ma Mussolini era il duce, Bertolotti era il parroco di un paesino, con la differenza che a Bertolotti è stato il re a donarlo, Mussolini lo ha richiesto. Ebbene, lui era grande ufficiale dell'ordine mauriziano, parroco di Altare. Potrei capire il parroco, non so, di Roma, ma Altare. C'è qualcosa di veramente grosso. Ma la cosa veramente eclatante è quest'altra. E vari papi gli danno delle onorificenze, tra cui Leone XIII, Benedetto XV, ma la cosa più grande la fa Pio X. Pio X lo nomina vescovo di San Giovanni Laterano in Roma. Allora, attenzione, prima del Concilio Vaticano II, essere vescovo di San Giovanni Laterano, che è la chiesa più grande di Roma, equivaleva a essere vice papa. E Bertolotti che fa? Rifiuta. Questa è una cosa assurda, con la A maiuscola, perché nella chiesa non c'è democrazia. Se il papa ti dà un ordine o ti dà un'offerta, non la puoi rifiutare. Anche oggi, che Papa Francesco è sicuramente un papa molto democratico, se dà un'indicazione, non puoi discuterla, devi farla. Io ricordo, ero a casa di un sacerdote,
degli anni 2000 adesso, arriva una lettera del vescovo, sottolineo del vescovo, non del papa, dicendo presentarsi dopodomani in curia, ore 8. Non c'era scritto se puoi venire, no, alle 8 devi essere in curia. E siamo negli anni 2000 e questo è un vescovo. Figuriamoci nell'Ottocento un papa che si vede rifiutare una cosa. E poi perché rifiutarla? Io credo che se Papa Francesco facesse questa offerta oggi di diventare segretario di Stato Vaticano a un parroco, che ne so, di Torino, di Milano, ci va a piedi a Roma, no? Non aspetta il treno, ci va, corre subito, perché un titolo altisonante vuol dire essere cardinale, vuol dire essere vice papa. Bertolotti ringrazia Sua Santità, ma dicendo che lui preferisce continuare a seguire il suo gregge di pecorelle di altare. Lui doveva restare lì. Allora la cosa, Gianluca, mi fa venire in mente Béranger Saunier a Rennes Le Château, il nostro amato Rennes Le Château, il nostro amato parco di Rennes Le Château, che per motivi opposti rimane lì. Mentre Bertolotti era stimato anche dal Papa, che gli dava un altissimo incarico, Bertolotti all'opposto, col proprio vescovo, entra poi in guerra. Lui, miliardario, avrebbe potuto fregarsene e andare a Monte Carlo, a Nizza, a Parigi, a fare la bella vita. No. Resta a Rennes Le Château lottando contro il proprio vescovo, resta lì. Bertolotti potrebbe avere la più grande carica che si può avere nella Chiesa dopo il Papa e resta ad Altare. Due paesini piccoli, Rennes Le Château 70 abitanti, Altare oggi 2000, ma comunque realtà marginali, paesane. Perché due uomini così ricchi e così potenti restano nell'uomo? A mio avviso per un discorso alchemico, perché la loro ricchezza proveniva da lì. Entrambi pagavano in moneta sonante, Bertolotti in lire, Saunier in franchi. Non avessero anche trovato un grande tesoro, l'avrebbero dovuto trasformare questo, quindi pietre preziose, oro. Invece loro pagavano con la moneta sonante. E questo è un grandissimo enigma da cui proviene la loro ricchezza. Ma sia per Béranger Saunier sia per Bertolotti, sono sincero, la ricchezza materiale non mi interessa molto questa ricchezza spirituale, questo enigma, grande enigma di questi luoghi. Tra l'altro ti anticipo una cosa, che una curiosità: ad Altare, nei boschi di Altare, molto occultato, c'è il più grande tempio indù d'Europa. Fatti conto che ogni estate arrivano dall'India e anche da, diciamo, fedeli italiani e europei, più di migliaia e migliaia di persone per andare in questo tempio che è bellissimo. Io ci sono stato una volta, veramente qualcosa che tu rimani a bocca aperta, perché chiudi gli occhi per entrare, poi gli apri, dici sono in India, sono a Mumbai, sono a Delhi, okay? No, invece sei ad Altare. Perché anche qua fare il più grande tempio d'Europa nei boschi di Altare? Altare è anche un'altra curiosità, se vogliamo. C'è un cimitero detto delle Croci Bianche, in cui un generale, negli ultimi scampoli di guerra, della Seconda Guerra Mondiale, un generale della Repubblica Sociale, quindi del fascismo, vuole che i morti siano tutti uguali, e quindi in questo cimitero con croci tutte uguali e bianche sono sepolti fianco a fianco partigiani e soldati della San Marco, fascisti, nazifascisti, perché quella morte unisce tutti. Questo voluto da un generale, ripeto, generale Farina, proprio ad Altare. E di fronte, nei boschi di fronte, c'è il più grande tempio indù. Allora, una grande energia che forse non tutti riescono a percepire, ma qualcuno sì. Bertolotti continua a vivere come un principe fino al 1931, quando muore, e il suo corteo, un corteo funebre, io sul mio libro c'è delle foto, ma con i cavalli bianchi, con i pennacchi, una marea di persone, e soprattutto a portare alla sua barca c'è un piccolo uomo che si chiama Don Orione. Don Orione, il fondatore degli Orionini, porta a spalla la bara di Bertolotti, perché Bertolotti lo ha finanziato anche, oltre a essere amici. Attenzione, non so, per gli spettatori di Roma soprattutto, Monte Mario, che è una delle zone più belle e più care di Roma, non sopra Prati, è praticamente di Don Orione. Tutto quello che c'è lì, la Camilluccia, le zone più ricche tra le zone più ricche di Roma, è dell'ordine di Don Orione. Quindi se tu compri una casa lì, praticamente paghi Don Orione, e per comprare tutto questo ha avuto i soldi da Bertolotti. Quindi dove ha preso tutti questi miliardi questo parroco di questo piccolo paese? Ma ti ripeto, la risposta non te la posso dare. A mio avviso, ti ripeto, è un discorso alchemico. Lui lì, perché
è l'unica risposta tangibile. Perché non va a Roma, non va a diventare cardinale? Sarebbe stato un pazzo, qualunque prete vorrebbe diventare vescovo e cardinale, cioè, no? A meno che sei un santo e dici no, io voglio restare in una grotta, restare in povertà. Lui veramente era un uomo di mondo, un uomo molto, molto quotato, un uomo che sapeva, conosceva, ecco, il mondo, e quindi avrebbe accettato subito, se non fosse che se lui avesse lasciato altare, finiva tutto, finiva quel qualcosa di importante. C'è ancora un dettaglio importante: finché lui era in vita, arrivava dalla Francia, sempre la Francia, un assegno cospicuo che cessa alla sua morte. Viene sepolto in un mausoleo, poi se vuoi far vedere la foto, la tomba più grande del cimitero di Altare, dove ci sono dentro delle scritte, no, altisonanti della sua figura, ma anche su, ecco, questa è la sua tomba, ma anche su, se poi vuoi, dovrebbe essere il particolare, ma anche sulla sua tomba mette il drago. Vedi che c'è la croce in alto, ma sopra la sua foto c'è il drago. Il suo drago. In questa viverna, no? Il drago. Il drago è dappertutto. Era il suo simbolo in chiesa, nelle ville, e anche l'ultimo suo compagno nella morte, il drago nella sua tomba. Altare è veramente un grande enigma, ma gli enigmi non finiscono qui in Valbormida. Passiamo ad altre località, una ad esempio è Cengio, dove dista una quindicina di chilometri, da Altara a Cengio 15 chilometri, poi vediamo Saliceto. Ho anche questa foto che non ho fatto vedere. Sì. Ah sì, bravo, bravissimo. Ecco, questa è la statua di San Rocco, perché San Rocco è il patrono dei vetrai. La chiesa è dedicata a Sant'Eugenio, ma in realtà il vero patrono di Altare è questo San Rocco, che è in una chiesa omonima appunto di San Rocco, che è quasi sempre chiusa. Ma come Arè Le Château ha la ferita sulla gamba destra. Normalmente ce l'ha sulla sinistra, ad Altare e Arè Le Château ce l'ha sulla gamba destra. Allora potrebbe essere René Guénon che ci parla di una realtà speculare. Quindi la ferita si vede su un'altra, in un'altra direzione. Anche questo fa parte dei misteri di Altare. Ferita sulla gamba destra di San Rocco, che è il patrono vero, se vogliamo, dei vetrai. Un'ultimissima cosa, perché veramente sono talmente tante le cose. I cognomi più diffusi ad Altare sono Bormioli, Saroldi, Brondi, ma in realtà non erano così. Erano Sarod, Bormiol, Brondeux, Brondeau scritto, perché erano tutti cognomi francesi. Arrivano dalla Francia, mi sembra dalla Normandia, comunque dalla Francia, per impiantare qua dei laboratori del vetro. Perché c'era una sorta di casta ad Altare tra i Monsù, che erano i mastri vetrai, e la gente comune, gli operai. Era veramente una casta molto rigida. Se la figlia di un Monsù si innamorava di un figlio diciamo degli operai, era uno scandalo, un po' come Giulietta e Romeo, veramente molto, due classi veramente divise. E queste famiglie dei vetrai, come ti ho detto, avevano nomi che in origine erano francesi, sempre la Francia. Passiamo a un'altra località, poi se vuoi ci ritorneremo, perché veramente io cerco di condensare tre luoghi, ma credo che sarebbe l'ideale fare proprio tre puntate, diciamo come aperitivo, ecco. L'altra località è Cengio che dista una quindicina di chilometri da Altare, che un tempo era famoso più che altro per la sua fabbrica, l'Acna, questa ditta di colori, con l'inquinamento del fiume Bormida, per cui c'era questo inquinamento del fiume, e la fabbrica è stata chiusa all'inizio del 2000, mi sembra, comunque più di 20 anni fa è stata chiusa. Il mistero a Cengio però è in alto, a Cengio Alto, dove c'è il castello. Se vuoi far vedere, c'è un castello che oggi è semidistrutto. No, ecco, fermati pure qua allora. Questa casa è una casa particolare, ho voluto proprio appositamente fartela vedere in bianco e nero, perché è detta la casa dei fantasmi. È una casa che sorge sotto il castello, lungo il fiume Bormida, una bellissima villa, che è stata costruita durante la guerra di Crimea, 1849-1850, in questi anni, e in cui nessuno vi ha mai abitato. Vi ha mai abitato perché
sentivano delle voci, si vedevano delle luci. Qui sei in mezzo al nulla, non c'è niente, non ci sono case vicine, non c'è nulla. C'è questa casa messa lì chissà perché, sotto il castello, e la gente fuggiva, proprio nessuno vi abitava. E c'era questo, e oggi è in rovina, diciamo, lì non è mai stata abitata, perché la gente che ci andava, anche negli anni bui della guerra, quando c'era carenza di abitazione, sai, con i bombardamenti, ok, andavano, e gente che scappava anche nella notte, mi raccontava ad esempio mio nonno, che la gente scappava magari in pigiama, in camicia da notte, nella notte, per queste urla che si sentivano, queste luci, questi rumori. E siamo in un ambiente di fantasmi. Se vogliamo, di fronte a pochi chilometri, 2 chilometri da lì, c'è il famoso castello in cui avvenne la più grande seduta, una delle più grandi sedute spiritiche della storia, che appunto sono le sedute di Millesimo, in cui il marchese perde il proprio figlio in un incidente aereo, che era appunto un pilota, e Centurione Scotto, ecco, il marchese Centurione Scotto perde il figlio in un incidente. Il figlio, tra l'altro, era un pilota ed era l'amante della scrittrice Liala, tant'è che Liala in tutti i suoi romanzi parla di aviatori, no? Ebbene, il marchese Centurione Scotto fa una seduta spiritica per evocare lo spirito del figlio, a cui partecipa ad esempio George Valentine, che era il più grande medium americano, a cui ci si rivolgeva Franklin Delano Roosevelt, siamo a questi livelli, è il presidente degli Stati Uniti, e Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes. Avviene una seduta in cui ne parla, c'era anche presente Lorenzo Bozzano, e quindi grande esoterista italiano. A un certo punto il marchese sparisce e lo trovano nelle stalle, chiuso dall'esterno, in stato di semi-incoscienza. Arthur Conan Doyle scrive a Londra dicendo di aver assistito ad una seduta spiritica importantissima. A Londra non gli credono e lui strappa la tessera della società spiritica inglese. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Anche questi sono i misteri di questa zona. Questo è il castello di Cingio Alto, l'antichissima chiesa di San Biagio. Attenzione, è un luogo privato, quindi ci si può accedere, ma chiedendomi poi informazioni che vi dirò come fare a visitare. E dove in questa chiesa antichissima medievale ci sono dei resoconti che un cavaliere dalla prima crociata porta appunto in questa zona una delle spine che di Cristo, no? del copricapo di spine di Cristo, e appunto rimane in questa chiesa qui dentro il castello. Purtroppo il castello poi è stato semidistrutto dagli spagnoli nel 1600, però ci sono ancora dei resti molto molto interessanti. Vicino al castello vi è un museo, anche qua sto sempre chiuso, quindi lascerò poi la mia mail per avere informazioni, in cui c'è un antico stendardo con la morte che calpesta i poteri e che ha al centro della fronte il terzo occhio. Vedete, la morte che calpesta i poteri, rodi e mihi cras tibi, oggi a me, domani a te, no? In latino, memore est, ricordati, no? Oggi a me, domani a te. E la morte che calpesta i poteri temporali e spirituali, vedi, tiare papali, corone, elmi di soldati, no? Come dire, la morte calpesta tutto perché tutto annienta. E al centro della fronte ha questo terzo occhio. Non è una macchia, l'ho controllata, è proprio volutamente fatta così. E anche questi sono i misteri che ci sono in questo paese. Nel castello poi c'è un'impronta, detta l'impronta del diavolo, perché quando nevica, può nevicare anche tantissimo, lì la neve non si ferma. L'hanno controllato persone, proprietari e quant'altro. C'è un'impronta, un piede 43, difatti quando ci vado il mio piede ci va perfettamente dentro, come se qualcuno avesse schiacciato nella pietra il suo piede, e c'è questa bella impronta profonda, una decina di centimetri, di cui probabilmente sotto c'è l'inferno, lo chiamano l'impronta del diavolo, quindi questo calore scioglierebbe la neve. Arriviamo poi al terzo paese, scendiamo 5 chilometri nella vallata, arriviamo in provincia di Cuneo per pochi chilometri, a Saliceto, dove abbiamo una serie di misteri veramente grandissimi. Alcune chiese molto molto particolari che vedremo adesso e su cui veramente sarà opportuno ritornare, fare proprio una puntata specifica, perché gli ho dato giusto un aperitivo, ecco, in questa
serata. Saliceto, come vi dicevo, provincia di Cuneo, per pochi chilometri, appunto, siamo torniamo in Piemonte, l'altro change altare invece sono sotto Savona, e qui abbiamo un paese dove c'è un uomo, un marchese, che si chiama Carlo Domenico del Carretto, che nasce nel 1454 e muore nel 1514 a Roma, e che era il signore del luogo. Qui abbiamo un castello dei Del Carretto e abbiamo una serie di chiese veramente particolarissime. Saliceto è un paese della Val Bormida, appunto, che costeggia il fiume, bagnato dal fiume Bormida, lo stesso fiume che passa appunto nelle altre località, e ha una chiesa dedicata appunto a San Lorenzo, che è la chiesa parrocchiale, che non doveva essere una chiesa, doveva essere la tomba di questo Carlo Domenico del Carretto. È una chiesa che è stata costruita tra il 1480 e il 1520, ed è una chiesa che non è una chiesa vera e propria se la guarda dal punto di vista esoterico, perché ha una serie di simbologie veramente incredibili. Questa chiesa viene consacrata 200 anni dopo. Come mai far passare due secoli per consacrare un luogo di culto? Perché, come ti ripeto, questo doveva essere la tomba di Carlo Domenico del Carretto, ma Carlo Domenico del Carretto la morte lo coglie improvvisamente a Roma ed è sepolto appunto a Roma nel 1514. Se vuoi far vedere qualche immagine, abbiamo un muro appunto di pietra arenaria, che è ricchissimo di simbologie. Abbiamo in alto Baphometto, vediamo, sul frontale. Baphometto, la parte sulla lesena di destra che vedete, Baphometto è esattamente descritto come nel processo ai Templari di Guglielmo di Nogaré, proprio con queste sembianze. Questa è anche una cosa assurda, con la maiuscola di nuovo. Perché? Perché Baphometto, essendo un simbolo legato ai Templari, i Templari erano stati annientati nel famoso venerdì 13 ottobre 1307, nel 1400, cioè poco più di 100 anni dopo, non potevi mettere un simbolo templare, perché era un po' come se il sindaco di un paese mettesse una svastica sul comune. Cioè non potevi parlare di Templari, erano considerati grandi nemici della Chiesa in quel tempo. E questo se ne è fregato altamente, ha messo Baphometto. Poi abbiamo un'altra serie di immagini, come ad esempio Ermete Trismegisto, che si vede, se scendi, si dovrebbe vedere, aspetta, eccolo qua in fondo, Ermete Trismegisto, è una divinità greca simile a Thoth, è il mediatore tra Dio e gli uomini, il rivelatore delle verità. In alto abbiamo poi Giano Bifronte, una divinità romana, ha detto il dio degli dei, era colui che aveva le chiavi e sovrintendeva sul mese di gennaio. Quindi tutti i simboli, puoi vedere, adesso non te li posso far vedere tutti, anzi se vuoi, dato che li ho tutti, faremo una puntata specifica. Abbiamo il pellicano che nutre i propri figli, simbolo massonico per eccellenza. Poi abbiamo anche l'ordine della pietà del pellicano. Bravo, bravo. Abbiamo poi la fenice che risorge dalle proprie fiamme, ma te li anticipo così, una stranissima rana alata, due atanori, i famosi fornelli degli alchimisti. Ci sono due colonne per entrare, una che è la colonna, diciamo, di quando non hai la conoscenza, l'altra la colonna del maestro, quindi massoneria, colonna, no? Le due colonne dei tempi massonici. E tornerei dopo su questa foto, resterei in alto, scusami, se vuoi tornare in alto, ecco, proprio sull'inizio, la Via Crucis. Ecco, guarda, fermati pure sui quadri della Via Crucis. Abbiamo una Via Crucis, devo continuare a dire incredibile, assurda, non so più che aggettivi usare. Posta al contrario, come ad altare, cioè dove c'è la prima stazione, dovrebbe esserci la quattordicesima, cioè in senso antiorario, normalmente in senso orario, come a Rennes-le-Château, come ad Altare e Saliceto. Stranamente in queste località di mistero la Via Crucis è posta al contrario. Questa Via Crucis è, dirti, incredibile a dire niente. Abbiamo in questa stazione, ad esempio, la Dea Minerva. Cosa c'entra la Dea Minerva
nella Via Crucis. Vedi che con la mano sinistra fa un gesto, è un gesto che viene interpretato come un gesto dei martinisti, no? I massoni si conoscono appunto stringendosi la mano, mettendo il pollice o il medio in un determinato modo quando si stringono la mano. I martinisti invece da lontano, però ricordati sempre che chi si definisce martinista non è martinista, quindi può essere chiunque, ma non quelli che lo dicono di esserlo. Ebbene, la Dea Minerva a un certo punto chiama a sé questo piccolo essere che vedi sulla destra, questo nano, che porta degli attrezzi della tortura del Cristo, un apprendista, quindi l'apprendista, compagno, maestro, i tre gradi della massoneria. Ma vedrai che anche se scorri in su, vedrai tutte immagini veramente stranissime di questa Via Crucis. Prova a salire, scusa. Vediamo un attimo, se c'è... vabbè, comunque per dirti, abbiamo dei personaggi che sembrano dei pagliacci, se vogliamo, ecco, vabbè, niente, fa niente, scendi pure in giù. Abbiamo dei personaggi che sembrano dei pagliacci, dei giullari medievali in questa Via Crucis, ripeto, una Via Crucis. Quello, ecco, fermati un attimo su un secondo, scendi giù un secondo, scusa, è importantissimo. Ecco, su queste due immagini del Cristo ci torniamo. Allora, nella tredicesima stazione, questa, Gesù ha 33 anni e il carteggio che c'è in basso, c'è la INRI con la N girata al contrario. Questa è stata una mia piacevole scoperta, perché guardavo questa stazione e ho detto, ma caspita, la N è girata al contrario. Nelle altre stazioni, perché sai, quelli del CICAP dicono che i pittori, gli scultori erano ignoranti. Invece no, il pittore, c'è addirittura un quadro della Via Crucis in cui si vede un bambino che tiene in mano il carteggio INRI con la N scritta giusta. Nella tredicesima stazione la N si capovolge, e Giuseppe d'Arimatea, che ha sei dita nella mano, indica col sesto dito quella N girata al contrario. La N girata al contrario mi fa venire in mente Rennes Le Château, perché sulla tomba Béranger Saunier, quando muore nel 1917, il 22 gennaio del 17, vuole sulla sua tomba una croce di pietra grezza con la INRI e con la N girata al contrario, voluta da lui. Ebbene, in questa chiesa, nella tredicesima stazione, Gesù ha una N girata al contrario, nella tredicesima stazione. Nella quattordicesima, l'immagine che vedi dopo, l'immagine sotto, quattordicesima stazione, Gesù è invecchiato, un uomo di 70 anni, non è più lo stesso. I capelli dove sono finiti, il corpo è smagrito, non è più tonico. Allora l'anonimo pittore cosa ci ha voluto indicare? Che dalla discesa dalla croce alla tomba sono passati 30 anni? Oppure che sono due persone diverse? Perché sono palesemente due persone diverse. Nella tredicesima Gesù ha 33 anni, nella quattordicesima ne ha 70. Qui le ipotesi sono tantissime. O due persone, quindi la crocifissione è un falso, oppure sulla croce, oppure un'indicazione, dato che mi occupo dei catari, i catari non credevano nel Gesù materiale ma nel Cristo, cioè nel Gesù spirituale, perché tutto ciò che era corpo, materia, non poteva essere divino, e quindi credevano nello spirito di Gesù Cristo, non nella carnalità di Gesù Cristo. Allora è un quadro cataro, per cui si vuole indicare che da una parte c'è il Gesù materiale e dall'altro c'è il Gesù spirituale, o due Gesù, oppure che era venuta la gnosi. Nella tredicesima stazione Gesù è un uomo, nella quattordicesima è diventato una divinità. Anche questi sono i grandi enigmi di questa zona. Ci sono altre stazioni, se vuoi scendere, c'è un particolare, forse scendendo non ce ne sono più, scusa. Scusa, questa qui, vedi la INRI, si vede esattamente la INRI qui, è girata al contrario, vedi la N, mentre nell'altro la INRI, la N è giusta. Questo lo dico perché, sai, molti dicono che erano ignoranti questi pittori. Quindi la cosa che colpisce è che le immagini che avete visto di questa Via Crucis sono false. Perché? Perché la vera, sono precise, perché la vera Via Crucis è stata rubata nel 2016.
il 22, vedi anche questa immagine di questa specie di giullare, no? Nella prima stazione, cosa c'entrano personaggi così nella Via Cruci? Sembrano dei giullari del Medioevo, no? Della corte medievale, come sono abbigliati. Ebbene, Béranger Saunier muore a Rennes-le-Château in Francia nel il 22 gennaio del 1917. Il 22 gennaio 2016, 99 anni dopo, non 100, 99, quindi multiplo di 3, 9, numero magico, qualcuno entra in chiesa nel pomeriggio e ruba questa Via Crucis. Quella che vedete sono delle copie che per fortuna erano state fotografate e quindi riprodotte fedelmente, ovviamente, e sono ancora oggi in chiesa, si possono vedere. Ma purtroppo quella originale è stata rubata. Perché fare un furto di questo genere? Questa Via Crucis ha una storia particolare, era stata dipinta intorno al 1803, inizio del secolo, del XIX secolo, ed è stata appunto, era stata messa dentro nelle cripte, diciamo, nascosta. La trova un parroco che si chiamava Giovan Battista Fenoglio e la mette in chiesa, perché ha detto è giusto che sia in chiesa questa Via Crucis così strana, così bizzarra. Forse per questo che viene assassinato la notte del suo compleanno a luglio del 1875. Don Giovanni Battista Fenoglio era un parroco che era molto amico di Don Bosco e chiamava Don Bosco ogni tanto a Saliceto per fare delle messe di restituzione. Don Bosco saliva sul pulpito antico della chiesa, diceva una predica, a un certo punto diceva delle parole senza senso, probabilmente parole subliminali, e il mattino dopo trovavano davanti alla chiesa degli oggetti che erano stati rubati, messe di restituzione, cioè con le sue parole subliminali entrava nella mente dei ladri e li convinceva a riportare il mal tolto. Mi immagino, Gianluca, una messa del genere oggi, in certi posti, quanto materiale raccoglieremmo. Fatta al governo, fatta noi in posti istituzionali, quanto materiale troviamo. Di questa Via Crucis bisogna appunto ringraziare l'amica Marina Zia, che aveva fatto fare delle foto e poi lei, la sua famiglia, altre persone a Saliceto hanno riposizionato questi quadri. E approfitto anche per un saluto all'amico Guido Araldo, che è uno storico locale, dal quale ho appreso appunto molte indicazioni, quindi mio saluto sia a Marina sia a Guido Araldo. Saliceto, il mistero continua. Se vogliamo, vediamo adesso altre chiese. Ecco, questa è una cappella di Sant'Agostino in cui si vede un traghettatore strano che deve traghettare delle persone. Alcuni dicono che fosse un santo, San Francesco da Paolo, o delle suore, delle monache, non entro nel dettaglio. Quello che mi interessa è l'abbigliamento di questo traghettatore. Questi sono affreschi medievali, no? Rinascimentali medievali, anzi più medievali perché mi sembra che risalgano al 1300-1400, comunque non certamente fatti adesso, in cui si vede il traghettatore che ha una calza su e una praticamente giù. Quando tu entri in massoneria, l'apprendista fa un percorso particolare in cui deve camminare, tirare sui pantaloni con una calza giù, una calza su. Allora questo cos'è? Un massone ante litteram? La massoneria arriva ufficialmente nel 700, qui siamo nel 1400. Allora, qualcosa di strano. Il quadro dopo è molto intrigante. Guardiamo un attimo, aspetta. No, questo dopo, se vuoi te li faccio. Beh, questa è un'altra. Comunque andiamo così anche random. Allora, in questo si vede un duello cavalleresco in cui si vedono due cavalieri, uno praticamente una donna che ha alle spalle la legione Tebea, la famosa legione di soldati romani che era Tebe, che poi si è dispersa, che sarebbero stati dispersi perché diventati cristiani, ma sono palesemente delle donne. Se tu le guardi bene sono visi tipicamente femminili. La religiosità che uccide il paganesimo sarebbe questa immagine, ma quello che conta sono i cavalli, questi cavalli che ti guardano in faccia e ridono, cavalli che ridono, e sono affreschi del
1400, non li ha fatti Banksy o Basquiat, ecco, adesso sono affreschi che arrivano dal 1400, sono stupendi. Tu entri in questa chiesa, i cavalli ti guardano, ti seguono con lo sguardo e ridono. Ma ci sono altre immagini molto belle in questa chiesa, altri cavalli che ridono, come ad esempio questa chiesa è dedicata a San Martino, e abbiamo appunto, vabbè, il duello. Poi abbiamo, sì, questa scena, vedi in primo particolare questo cavallo di San Martino bellissimo che ti guarda in faccia e ride. E questo è sempre un'altra chiesa, comunque la rosa candida è il linguaggio degli uccelli. Gesù che tiene in mano questo piccolo uccello non gli dà da mangiare, indica la sua lingua, la famosa lingua degli uccelli di cui ci parla Re Salomone. Re Salomone conosceva la lingua degli uccelli ed era grande anche per questo, anche San Francesco, però ci parla della lingua degli uccelli. Se scendi c'è un altro affresco particolarissimo in cui si vedono gli apostoli sotto i cavalli, ecco, bravo. Allora, sempre in questa cappella, qui un gruppo di persone, facciamo finta che era venuta a fare questa visita, che ho accompagnato io. Allora, in questa chiesa, in questa cappella, che è un posto bellissimo in mezzo al verde, si vedono gli apostoli e tutti hanno un libro chiuso, un Vangelo chiuso. L'unico che è aperto è quello in mezzo, Bartolomeo, il Vangelo di Bartolomeo. Allora, il pittore anonimo del 1400 cosa ci ha voluto dire? Che l'unico Vangelo degno di nota è quello di Bartolomeo, perché gli altri sono chiusi, l'unico aperto è il suo, l'unico che si dovrebbe leggere. Che tipo di Vangelo è quello di Bartolomeo? Un Vangelo nel quale Gesù scende agli inferi, e c'è proprio questo rapporto tra Gesù e l'inferno, che è molto intrigante, molto particolare, e soprattutto è stato accantonato, no, quando si sono scelti i famosi quattro Vangeli, no, Matteo, Luca, Marco e Giovanni, perché è un Vangelo considerato non utile per il tempo in cui Gesù è molto e prettamente umano. Allora si è preferito dare più importanza agli altri Vangeli, sia ai sinottici che al Vangelo di Giovanni. E questo quadro, ecco, è molto importante, che si vede qui, il secondo, ecco, dall'alto, ecco, in cui si vedono quelle donne, ecco, evidenziano un attimo, ah, ecco, perfetto. Anche questo nella cappella, in cui si vede una natività dentro il castello, perché se dietro ci sono appunto immagini che fanno vedere che il castello, c'è un pozzo, dei muri particolari. Ma questa è una nascita particolare, non è un bambino, è un homunculus. Questa è una nascita alchemica. Ce ne parla Teofrasto Bombasto, Paracelso. L'homunculus che nasce da sperma, da paglia, calore, sterco di un cavallo. Beh, comunque c'è tutto un rituale, io non vorrei adesso entrare nel dettaglio, però nascerebbe questo essere, questo piccolo uomo, che non è un bambino, lo vedi, non è palesemente un bambino, è un uomo piccolo, che è diverso. Allora mi fa venire in mente una cosa molto importante. L'homunculus è alchimia pura. Carlo Domenico del Carretto, il padrone di Saliceto, come arriva a Saliceto, viene nominato poi, lui era marchese, viene nominato cardinale. Un tempo si veniva nominati cardinali anche senza essere mai stati preti, senza aver mai preso i voti, vedi Mazzarino, Richelieu. Ebbene, lui la prima cosa che fa, come arriva cardinale a Saliceto, manda via i domenicani. Attento, è una cosa grandissima questa, perché i domenicani erano i dominiscani, erano l'inquisizione, erano una forza di prim'ordine nella Chiesa. È un po' come se il sindaco di un paese manda via i carabinieri. I domenicani erano una parte integrante della Chiesa. Lui se ne frega, essendo cardinale, e li manda via. Perché manda via i domenicani? Perché gli erano antipatici? No, perché erano l'inquisizione. Lo avrebbero controllato, avrebbero visto questa strana Chiesa che ha tutto fuorché la religiosità cattolica romana apostolica. Avrebbe visto questi affreschi, avrebbe visto l'opera sua di alchimia. E anche questo fa parte dei misteri di Saliceto. C'è ancora una chiesa, di cui non lascio un po' la sorpresa, in cui c'è un quadro. In questa chiesa abbiamo Asmodeo come re Le Chateau, diverso, ma comunque Asmodeo,
e fotografando questo quadro si vede un'immagine di Padre Pio. Padre Pio non è presente, non c'è un quadro a fianco che dice sarà un'immagine, sarà il sole, che... no, non c'è, c'è solo una piccola statua occultata, ma non c'è un quadro. Ci sono delle foto, io l'ho fatto fare a quelle persone che sono venute con me alla visita, e si vede distintamente l'immagine di Padre Pio. Anche questi sono i misteri di San Vincenzo. Ma è un luogo veramente, veramente dovremmo farci una puntata apposta, perché poi c'è una collina su cui in alto, una volta il paese sorgeva in alto, detta Collina della Rosa, Collina della Margherita, in cui secondo lo scrittore Alberto Fenoglio, che è quello che ha inventato la Torino Magica, no? Visto che parliamo del Piemonte, e ci sarebbe il più grande tesoro, in quanto era morto lì un sovrano saraceno ed era stato sepolto in cima a questa collina con una statua d'oro. Avevano ucciso tutte le persone che avevano assistito alla sua morte per non dare, cioè, che hanno scavato questa tomba e che hanno costruito questa statua d'oro, sepolto lì, e secondo lo scrittore Alberto Fenoglio diceva che è il più grande tesoro che ci sia, ed è appunto sopra San Vincenzo. Tanti sono gli altri enigmi, ci sono veramente moltissime cose da vedere. Oltre alle persone che ho citato prima, ringrazio anche l'associazione Castrum Saliceti, che è veramente un'associazione di volontariato con delle guide che danno informazioni e accompagnano appunto le persone. Io in prima persona ho fatto molte di queste visite, quindi lascerò la mia mail che puoi fare passare. Quindi chi è interessato ad avere ulteriori informazioni su Altare, Cengio, Saliceto, su questi paesi del mistero, che non sono solo quelli, perché in un mio libro che si intitola Luoghi Misteriosi, edito dalla Iume Edizioni, ripeto, Luoghi Misteriosi dalla Iume Edizioni di Torino, analizzo proprio questa vallata, una valle di misteri, di enigmi, che segue appunto il fiume Bormida, e ce ne sono veramente tanti. C'è un paese in cui c'è una villa misteriosa e maledetta, in cui uno scrittore scrive un'opera che si chiama La morte in vacanza. Ebbene, La morte in vacanza arriverà poi a Hollywood e diventerà, tra i tanti film, ti presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins, e nasce in Val Bormida. C'è una chiesa in cui c'è San Colombano, vuole che sia fatta una sua cappella, di fronte a un santuario la cui etimologia vuol dire morte. Allora, morte e vita. Tanti altri luoghi legati ai templari, legati a questi grandi enigmi, in questa valle, ecco, bravo, ferma pure qua, in questa valle dove veramente la parola mistero è la protagonista oggi. Questa è ancora a Saliceto, vicino alla grotta detta del Catoi, in cui ci sono delle case, a fianco a questa grotta, in cui hanno le finestre a bocca di lupo. Qual è quel contadino pazzo che fa una casa, anticamente, quando non c'era la luce elettrica, con una finestra di questo genere? Non entra né aria né luce, ma ci potevi piazzare una balestra. Quindi questa era una fortezza. E che cosa difendeva? Difendeva quella grotta in cui mi si vede la foto sopra. Sono all'ingresso di questa grotta, una delle tante grotte che costeggiano la collina di Saliceto, detta Grotta del Catoi, che entra appunto nelle viscere della montagna, veramente bella, molto costruita veramente a regola d'arte, in cui si diceva che la gente nascondessero lì le derrate alimentari al frigorifero dell'antichità, ma in realtà più che derrate alimentari nascondeva qualcosa di più prezioso, perché è fatta veramente in un modo particolare. E a fianco a queste casematte, queste case appunto che erano posti di guardia, anche questo Saliceto. Bene, fra l'altro diamo anche un po' di collegamenti. Prima facevi l'accenno a questi esseri, questi personaggi con sei dita che di nuovo ritornano e quindi nascondono veramente parecchio. Meriterebbe poi anche un approfondimento tutte queste... Sì, ma vorrei fare un approfondimento su tutto questo. Oggi ho cercato di darvi questa... ma veramente sono luoghi che meritano moltissimo... E la prova ne è che appunto trasmissioni come Frino se ne stanno interessando, perché sono ancora luoghi vergini. Mi piace appunto anticipare da voi tutto questo, perché non vorrei che poi con la TV, passami questo termine, arriveranno qui cani e porci, passami questo termine pesante, ma così è, come a Rennes-le-Château. Io sono andato a Rennes-le-Château quando non era di famoso e veramente potevi fare tante cose, vedere tante cose. Oggi no,
non più così, quindi telecamere, controlli e quant'altro, non è più la stessa cosa. E non vorrei che anche appunto lì, in questa zona, che è una zona vergine, bellissima, pulita, che accadesse la stessa cosa. Interessante anche un'ultima riflessione su quello che tu dicevi essere un po' la lingua degli uccelli, no? E loro mi vengono in mente tra le siddhi, i poteri che gli yogi risvegliano con la meditazione, c'è proprio quella, il guru è famoso perché ha la capacità di comunicare con i corvi, quindi sì, in realtà non è raro vedere queste immagini del guru con tutti di solito in luoghi tipo in spiagge, luoghi molto tranquilli, con tutti i corvi davanti e lui che parla proprio ai corvi. Quindi, bello, sì. E questa lingua degli uccelli è interessante perché c'è poi anche un'altra chiesa in un altro paese lì vicino dove c'è un'immagine speculare in cui si vede Gesù che indica proprio il becco di questo uccellino, proprio quasi simile veramente. Quindi si vede che questo pittore anonimo, ripeto, girava per queste vallate passando di chiesa in chiesa per fare questi dipinti. C'è un'altra chiesa sempre nei dintorni, una dozzina di chilometri, in cui ci sono i cavalli che ridono, ma ridono in un modo diverso, passa in questo termine. A Saliceto, in questa chiesa, sono veramente simpatici, sembrano quasi fatti da Iacovitti, sai, da un fumettista, sono affreschi del 1400, ma sembrano fatti adesso da un pittore in vena di scherzare. Nella chiesa, che è sempre lì nella zona, diciamo una dozzina di chilometri, ridono, ma è una risata diversa, probabilmente c'era questo modo di far ridere i cavalli. Ma comunque questi fanno una risata che ti coinvolge molto, veramente. Questo in sovraimpressione che si vede appunto è la mia mail, Baietti, semplicemente il cognome, @protonmail.com. Scrivetemi, vedrò tutte le informazioni su queste località e approfondiremo molto questo, perché veramente in questa puntata ho voluto darvi l'aperitivo, ma arriveremo poi al pranzo vero e proprio. Ti comunico che verrò sicuramente a visitare il tempio induista che non conoscevo. Sì, quello è particolarissimo. È un tempio veramente grande e con persone molto accoglienti, proprio belle persone, passiamo a questo termine. Tra l'altro, addirittura, lo dico perché è insegnante, il ministero tiene dei corsi di aggiornamento per il MIUR, per gli insegnanti, in questo centro indù. E quindi è proprio un'ufficialità. Ma la cosa che colpisce è in un posto che è veramente, per arrivarci è veramente difficile, credimi. Se ha piovuto consiglio un 4x4 o una mountain bike o una moto da cross, perché c'è una strada sterrata, è veramente proprio perso in mezzo ai boschi, nel nulla. E l'hanno voluto fare sicuramente lì, proprio di fronte al cimitero dove c'è Bertolotti e dove c'è questo paese di altare dei grandissimi enigmi. Molto interessante. E allora, questa è la mail, quindi per contattarti, Giorgio, diamo tutti i riferimenti e so che tu in maniera costante organizzi anche delle gite, quindi invitiamo anche chi ci segue a poterlo fare. Fra l'altro so che molti, li facciamo finta che l'hanno fatto, in qualche nostra conferenza dal vivo mi è stato proprio detto sono andata, mi è piaciuto un sacco, sì. Quindi ringrazio. Tra l'altro, guarda Gianluca, proprio in questa coppia di simpaticissimi, di amici, è la terza volta che vengono, quindi in questa coppia tre volte sono venuti, un'altra coppia di Pavia lo stesso, tre volte, cioè io dico guardate che vediamo le stesse cose perché ho il gruppo, ma non interessa, sono talmente entusiasti della cosa che ritornano e quindi invito a scrivermi per avere informazioni su questo, su come andare e molto molto di più, ecco. Bene. Per questa puntata direi che abbiamo fatto il nostro, ma ne seguiranno tante altre. Sì. Ringraziamo Giorgio per quest'altro appuntamento insieme, tutti i nostri amici, gli abbonati, chiunque può sostenere il progetto come meglio crede, come meglio può. Ci sono anche delle funzioni di YouTube in cui andremo a svelare nelle live, in cui si possono anche regalare gli abbonamenti agli altri, quindi stiamo approfondendo queste nuove funzioni. È un po' come il caffè sospeso al bar, no? Chi può, anche per chi non può, e vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Ti lascio il saluto finale, Giorgio, ma prima faccio il mio Hare Krishna. Hare Krishna anche per me, è sempre un grande piacere, veramente, non è piaggeria, ma è
bello essere qui con voi. Mi sembra di essere in mezzo ad amici, pur essendo a distanza. E questa presenza nell'assenza. Grazie Giorgio, grazie Medved, grazie a tutti voi. Appuntamento alla prossima. E scrivetemi.